Devo dire che quando Silvia mi ha proposto il tema ho avuto qualche difficoltà, perché la medicina di precisione di solito è intesa come medicina basata sulla genetica, sul dato genetico. E ho trovato interessante questo commento, l'editoriale commento della Lancet al documento appena rilasciato dal National Research Council americano, dove diceva che si occupa delle basi molecolari delle malattie e anche lo sviluppo di farmaci per saglio su questo. In più sul sito dell'FDA ho trovato che la medicina di precisione alla fine dovrebbe garantire il giusto trattamento al giusto paziente al tempo giusto. E quindi mi sono posto come questo rientra in una malattia non strettamente genetica, come sono malattie degenerative, che sono l'altra sfida formidabile che abbiamo davanti, tra la malattia di Alzheimer e tutte le altre malattie di conseguenza. Quindi, come questo sta insieme nelle amiloidosi sistemiche, che sono le amiloidosi di cui noi ci occupiamo, di là delle forme cerebrali. E queste malattie, le amiloidosi, sono causate da un'alterata conformazione delle proteine. Quindi questo può succedere per mutazioni in pochi casi, ma la maggior parte dei casi è per aumentato concentrazione oppure semplicemente per l'invecchiamento. Quindi proteine che sono normalmente funzionanti, vedete sulla vostra sinistra, tutte convergono verso la stessa struttura, che noi chiamiamo foglietti beta perché è molto regolare, come si vede anche l'espressione della GX, con la caratteristica presentazione in microscopia elettronica. E tutti assumono questo colorante e diventano verdi brillanti in luce polarizzata. Questa è la base diagnostica. Il problema è che ci sono 36 proteine che danno questo problema e la più comune, come tutti voi sapete, è la beta che colpisce 60 milioni di individui nel mondo causando la malattia di Alzheimer. Quindi il problema è come affrontare queste malattie, che sono una sfida formidabile, non basata solo sul gene. E come facciamo a individuare il paziente giusto in mezzo a questa eterogeneità di meccanismi? Per farvi l'esempio delle forme sistemiche che noi ci occupiamo, due proteine che non sono collegate tra di loro, una prodotta dalle plasmacellule, catene leggere, l'altra che è una proteina di trasporto, danno più del 90% delle forme di amiloidosi sistemica. Però le due forme sono molto distinte dal punto di vista della causa, anche se l'effetto finale, come avete visto, è lo stesso. In più, nelle forme da amiloidosi causata dalla transtiretina normale, quindi non è mutata, però un quarto delle persone, dopo, dei maschi, soprattutto dopo i 70 anni, hanno nel cuore depositi di questa proteina, che sta diventando un problema importante in cardiologia. Quindi come facciamo a individuare esattamente la proteina che causa la malattia? Per evitare quelli che noi chiamiamo errori tipo Titanic, cioè catastrofici, perché il rischio è che per curare una malattia causata dalla transtiretina, per esempio, trapiantiamo il fegato, e adesso abbiamo altri farmaci, come poi vi farò vedere. Per curare la malattia causata invece da catene leggere usiamo un trapianto di cellule staminali.